Sindaco, che impatto può avere un progetto importante come questo sulla città di San Giovanni Rotondo? Innanzitutto come metodo di creazione del progetto che ha visto insieme le istituzioni, il comune, Legambiente, il centro per diversamente abili Emma Francavilla, quindi il percorso della coprogettazione. E questo già è un risultato che ci pone in qualche modo all'avanguardia, ma in qualche modo anche che permette a tutti i soggetti attori di questo progetto di essere veramente protagonisti, non calato dall'alto. E quindi è questo in primo. Poi situato in quella zona lì, che è una zona che va curata maggiormente e va curata proprio attraverso questa grande partecipazione della città, una riqualificazione di un'area che sarebbe stata altrimenti abbandonata in un luogo simbolo della città. Quindi una bella iniziativa e un percorso veramente bellissimo. E in che modo sono stati coinvolti i cittadini in questa iniziativa? Beh, innanzitutto abbiamo fatto varie iniziative per raccogliere le loro proposte, poi abbiamo coinvolto soprattutto le scuole con i ragazzi, cioè le generazioni future che hanno dato il loro contributo e nel plastico che vedrete all'interno del chiostro comunale è il risultato di questo percorso, tra l'altro premiato anche dall'ufficio scolastico regionale nella sede di Foggia. Ecco, lei ha lavorato già a diversi progetti di questo tipo nell'area metropolitana di Milano. Chiaramente parliamo di una realtà diversa, ma ci sono comunque delle affinità, delle correlazioni con questo progetto qui a San Giovanni Rotondo. Sì, io mi sono occupata in città metropolitana di Milano di un progetto di rigenerazione urbana, facendo partecipare 31 comuni del nostro ambito al bando periferie del 2017, un progetto intitolato Welfare Metropolitano e Rigenerazione Urbana, in cui i comuni si sono candidati con dei progetti che hanno molte similitudini, alcuni con questo progetto di San Giovanni Rotondo, perché hanno incluso gli abitanti facendoli partecipare nella progettazione di alcuni spazi pubblici, hanno lavorato in rete tra diversi soggetti, tra le istituzioni e soggetti del terzo settore, si sono accordati anche fra di loro per lavorare su scale diverse, non soltanto all'interno di un comune, ma in rete su diversi territori limitrofi oppure anche più lontani, collegandoli con dei progetti che avessero un senso comune e potessero essere portati avanti insieme. Respiro è un ampio progetto di rigenerazione urbana, parliamo di un'area di oltre 4.000 metri, ecco di che si tratta. Sì, allora questo è un progetto che nasceva durante il periodo di Covid, dove i ragazzi ci avevano chiesto di piantare degli alberi e di fare un'area verde. Noi abbiamo colto l'occasione e abbiamo presentato il progetto prima al Ministero e non è stato finanziato. Poi l'abbiamo ripresentato a Puglia Capitale Sociale 3.0, alla Regione, e ce l'hanno finanziato. In poche parole è un progetto che parte dal basso, coinvolgere il quartiere, coinvolgere le scuole, coinvolgere il centro polivalente per i ragazzi con disabilità leggere e gli anziani che sono in quel quartiere. Quindi è un progetto di riqualificare un'area che fa parte di un comparto che è abbandonata da un sacco di anni. Questo progetto prevede il coinvolgimento, come dicevo prima, e poi dovrebbe diventare un parco che deve essere sfruttato dagli anziani e dai disabili, dove loro si prenderanno cura anche dell'area. È un'area di 4.000 metri. Adesso lo siamo andati a presentare a Bari durante la convention del 29 maggio. Sono rimasti tutti contenti di questo progetto perché è innovativo. Adesso lo presentiamo alla città con le scolaresche. C'è da dire che i ragazzi della seconda elementare della scuola Melchionta De Bonis hanno presentato un progetto, un parco, dove loro decidono quello che vogliono. Noi ne abbiamo preso spunto e adesso lo andremo a presentare davanti a tutti.